ci siamo. Ok, oggi voglio parlare di metabolismo, ok? Perché molte persone quando cominciano a pensare al problema della forma fisica pensano solo alla dieta e al movimento. Ok, così uno dice, ah, mi devo perdere peso, allora mi metto a massacrarmi di sport e non mangio più. Due cose che sono sbagliate, due cose che abbiamo fatto vedere con Sasha Sorrentino sul detto fatto che non è l'unica cosa che diciamo, non è questa la regola. Perché se voi aveste fatto una dieta due volte o tre volte nell'ultimo due anni e siete tornati di nuovo fuori forma, vuol dire che la dieta non era risolutiva. Cioè la dieta ha un inizio, la dieta ha una fine, cioè proprio il problema delle diete sta nel fatto che si blocca, cioè che tu smetti o provi con la forza di volontà di smettere di mangiare ciò che ami. Perché che cosa amiamo? Amiamo i fritti, amiamo la pizza, abbiamo il gelato, abbiamo i zuccheri, abbiamo il vino. Io no, ne sono stemmia, però ci sono persone che amano il vino. Allora, la dieta non è la soluzione, perché cosa succede? Quando faccio la dieta vado contro la programmazione delle mie DNA, mio corpo si mette in riparo, in protezione, si abbassa la rata metabolica basale, ok? Dopodiché, quando comincio a rimangiare di nuovo, il mio corpo non vede l'altro di prepararsi per la prossima carestia. Così, che cosa fa? Tiene il metabolismo basso per un lasso di tempo, incassa il grasso che gli serve come batteria, come ultima spiaggia di energia che potrebbe tenere nel caso di una carestia, tiene in grassi, spesso e volentieri con gli interessi. Allora, quello che è fondamentale oggi vorrei farvi capire che cos'è la rata metabolica basale, ok? Perché la rata metabolica basale è quella che è più responsabile del consumo calore qual giorno. Se avete mai o siete mai rimasti male in palestra dopo che avete pedalato, come ne fosse nato, di 30-40 minuti sulla tua bicicletta, sul tapirulane, guardi il computer e dici quanto hai perso di calorie, ti dice 250, 350, to. Se arrivi a 450 è perché stavi con cardio frequenzimetro, correndo a scatti, in salita, ti stavo facendo, hai sputtato un polmone e sono 400 calorie, ma 400 calorie è un bel piatto di pasta condito duricamente, o un hamburger è 450 calorie. Allora, uno rimane male, non, oh, alto, l'allenamento è fondamentale, perché comunque la massa magra ha da fermo, consuma energia, ma voglio farvi capire che cos'è la rata metabolica basale. Io purtroppo sono riuscite a vedere questo grafico, ve lo spiego perché siete un po' lontano. Allora, tra 20 anni e 70 anni c'è una differenza di quasi, ok, perché abbiamo proprio un calo lineare legato alla rata metabolica basale. Noi cominciamo a invecchiare a 25 anni. Allora, 70% di tutto il tuo consumo calorico al giorno è responsabile della sopravvivenza degli organi interni, cioè si misura la rata metabolica basale fermi, sdraiati, in un ambiente temperato, così non stai né freddo né caldo, così più o meno se la temperatura corporea, così non stai producendo calore per compensare magari un freddo, non stai sudando per ridurre la temperatura corporea. La devi fare a digiuno di almeno 12 ore e totalmente fermi, sei proprio inerto, ok? Ti possono utilizzare il cardiofrequenzimetro, è una sorta di VO2 uptake, vuol dire che misurano quanto ossigenazione lo stai o quanto ossigeno stai consumando e vedono quanto consumi da fermo, è legato all'età, sesso, quantità di massa magra e la massa, ovviamente un uomo di 2 metri consumerà più di una donna di 1,50 m, ok? La rata metabolica basale cambia perché anche la grandezza degli organi cambia da un soggetto all'altro soggetto. No, io non posso dire la tua rata metabolica è questa perché dipende da tanti fattori, ma ti posso dire che generalmente quella che consuma più energia nel tuo corpo è il fegato, seguito dal cervello, seguito dal cuore, seguito da diversi organi interni. Quello che consuma più di tutti è il fegato. Ok, mi sa che della rata metabolica basale non vorrei sbagliare il 20%?
il cervello 19%, tipo 21% il fegato, 19% il cervello. Ecco perché quando fate, quando studiate tanto siete molto stanchi, perché consuma tanta energia, una sorta di computerino qua sopra. Allora, detto tutto ciò, la cosa interessante è che quando guardiamo il quadro del consumo calorico giornaliero, lo sport o il movimento consiste soltanto di 20% del consumo calorico totale, cioè rata metabolica, facciamo caso che sono 1200 calorie a 20 anni, ok? Dopodiché mi alzo e mi lavo i capelli, e lavo i piatti, cammino per andare fino al lavoro, faccio questo. Questo si chiama il movimento, si abbina magari 200-300 calorie da 1200, siamo arrivati a 1400 calorie al giorno. In più, se mi alleno, ok? Aggiungo altre 300 calorie, adesso siamo arrivati a 1200 più 2 sono 1400 più 3 1700 calorie al giorno. In più c'è la digestione termogenica, ok? Il processo di digestione brucia calorie, ok? Però il problema è che noi abbiamo un calo metabolico della rata metabolica basale circa di 1% all'anno, che vuol dire c'è una differenza tra 20 anni e 70 anni di 50%. A 1% all'anno, no? Tra 20 anni e 40 anni 20%. Ecco perché a 30 anni cominci a vedere che ti allarghi, punto vita, non la butti giù, perché non è una questione soltanto di quello che mangi e quello che fai, ma proprio la potenza dei motori basali, quella che fa funzionare gli organi interni, ok? Perché comunque devi sopravvivere, è una sorta di macchina, un semaforo, sta lì accesa, sta consumando calorie anche se non sto guidando quella macchina, anche se non sto spendendo sull'acceleratore. Una macchina accesa consuma energia. Ok, detto tutto questo, dove voglio arrivare? Io a 51 anni, io sono in menopausa da 8 anni, da 43? Sì, c'ho 43, 8 anni. Ok, sembro una donna in menopausa, ok? Come per... Però molti di voi dicono, ah no, la menopausa è una condanna, dopo la menopausa si ingrassa. Non è detto, perché ti puoi accendere i motori con potenziatori metabolici e se non lo state facendo, state perdendo un'opportunità pazzesca, ok? E oggi volevo parlarvi di diversi dei miei prodotti fatti di anni ed anni di ricerca e poi anni e anni di testimonianze. Allora, solo di caffè verde, solo di questo prodotto qua, avrò venduto più di 100.000 prodotti. Ma sì, almeno 100.000. Di Turbo Diet, ok, che è Garcinia in Cambogia e caffè verde insieme, avrò venduto 40.000 pezzi circa. Siamo già 140.000 persone. Allora, 140.000 persone, ok? Uno, non si vende 140.000 pezzi di un prodotto se non funziona. Cioè abbiamo social, la gente dice fa schifo, non funziona, ma che sei matto, ma questo no. No, 140 persone che l'hanno preso e l'hanno tenuto, ok? Uno. Due, di queste persone che mi hanno mandato le foto e io adesso vi faccio vedere le foto, ok? Questa è un'altra cosa. Diventa quasi un campionatura scientifico 140.000 persone, per non parlare di tutti i miei prodotti. Cioè di tutti i miei prodotti avrò venduto più di 500.000 prodotti, ok? Tra integrazioni e quant'altro. E questo vuol dire diventa una campionatura interessante perché la persona ha avuto risultati, perché spesso, volentieri, io sono avanti. Cioè io studio tanto, tanto, tanto. Io ho cominciato a parlare di probiotici quanti anni fa? Io ho scritto il mio ultimo libro, Il Metodo, che è un anno fa, però io parlavo di probiotici già da 5 anni, della microbiota da 5 anni. Ho cominciato, il mio primo libro che ho scritto nel 2003 parlava di non bere dalla plastica, di buttare i Teflon. Ok, poi le persone arrivano e io sto già pensando altre cose. Ok, allora, rata metabolica basale, la tua rata metabolica basale è a prescindere dal movimento, a prescindere di dieta. Io ti consiglio di mangiare bene, ti consiglio di muovere tutti i giorni, ma anche questo metabolismo può essere tenuto attivo, perché il nostro corpo ha la tendenza di rallentare man mano che ci invecchiamo, ok? E questa è una cosa molto importante. Allora, voglio parlarti di numeri, ok? Sperando che riesco a trovare i numeri. Eccole qua, calorie metabolici. Allora, facciamo la rata metabolica basale. A 20 anni sto bruciando 1200 calorie, ok?
70 anni questo calcolo, perdendo 1% all'anno, arriva a 709 kcal al giorno. La discrepanza è 500 calorie al giorno, che diventano 15.000 calorie a 10 giorni. No, scusami, 5.000 calorie in 10 giorni, 15.000 calorie al mese, 180.000 kcal da gestire in un anno. Ok, per, diciamo, una calcolazione veloce, 7.000 calorie uguale a un chilo di grasso, ok? Vuol dire che io ho a 70 anni 180.000 kcal uguale a 25 kg di grasso. Ah, ok, perfetto. Allora, o mi devo muovere per compensare 180.000 calorie, o devo mangiare di meno, cosa che ti sconsiglio perché ti abbassa la rata metabolica basale e riparte da prima, perché abbiamo visto tutti quelli che fanno la dieta e poi dopo la fine della dieta ritornano a mangiare quelle che amano, perché fanno stento, non mangio questo, non mangio zucchero, non mangio grasso, non mangio formaggio, non mangio pizza, non mangio verdura. Beh, non è una cosa che tu puoi portare avanti fino a 100 anni, perché si è messo in mano, ci piace mangiare. Io ho fatto quaresima, la prima cosa che ho fatto a scoccare dalla mezzanotte era mangiare gelato. Ah, ok, perché volevo mangiare qualcosa di gustoso, ok? Noi che cosa possiamo fare? Riuscite a vedere questo grafico? Lo so, è molto piccolo. No, perché se sposto questo sono fregata. Allora, fammi provare di avvicinare il computer con tutti i miei hard disk. Ulala! Ok, allora, guarda, quel grafico in alto è proprio il calo scientifico, il calo, diciamo, calcolato del fatto che la vostra... Uomini e donne inclusi, sportivi e non sportivi inclusi, perderanno forza nella rata metabolica. Adesso io vorrei farvi vedere un po' di foto di persone. Ok, questa è la prima foto. Vediamo se riusciamo a riprodurlo. Ecco, questa è la prima foto, che una delle prime foto che noi possiamo presentarvi. Ve la faccio vedere così. Tac. Ok, di... questa, ok? Caffè verde e garcinia cambogia insieme, dove notiamo un miglioramento del centimetri sulla pancia, sulle cosce, zona GAG. Oh, allora, perché le persone che fanno la dieta strappalacrima non diventano più magri su dove vogliono diventare più magri, si sciupano in parte superiore, diventano scavate in faccia, diventano scavate sul décolleté, perché voi avete, specialmente le donne ginoide, una predisposizione pari a 6 volte a 1 di depositare i grassi più facilmente nella zona GAG e rilasciarli più facilmente nella zona décolleté e braccia. Perché il tuo corpo dice, guarda, questo per me, io lo chiamo la batteria dei bambini, no? Perché questo grasso qua, atavicamente, per nostri amici, nostre avi che erano nomadi, potevano camminare, ok? Il bilanciamento era intorno al baricentro del corpo, così pesava di meno, perché più mi allontano dal baricentro più pesa, perché la leva diventa più lunga, più sono vicino al baricentro pesa di meno, ok? E magari se questo soggetto era incinta poteva nutrire la prole, ok? Questa è un'altra cosa. Invece quando noi andiamo a mandare un messaggio di attivazione metabolico, noi stiamo mandando un messaggio al nostro corpo di tenere attivi i motori, ok? Perché noi abbiamo, per esempio, avete mai notato che siete più grassi in inverno che estate? Ok? Cioè queste, abbiamo attivazioni metaboliche anche legato alle stagioni, perché in estate abbiamo più sole che produce più serotonina, che dice al cervello, guarda, c'è il sole, c'è serotonina, riduce la fame. Riducendo la fame non solo perché il tuo corpo lo sa che in estate c'è più cibo sugli alberi, e ti riduce il metabolismo, bruciando i grassi, così ci avrai meno caldo, così non vai in surriscaldamento. E in inverno, farci caso, settembre-ottobre c'è una fame boia, c'è una fantasia boia. Cominciate a voler mangiare gorgonzola, scamorza, le lasagne, perché minuto che comincia a fare freddo, che cosa fa il tuo corpo? Va in modalità protezione e comincia a incassare il grasso, riducendo il metabolismo e mettendoti il grasso in più, perché A, ti aiuta durante la carestia e c'è meno cibo sugli alberi durante il lungo inverno, giusto? I nostri avi dovevano
fare le conserve, dovevano fare le cose sotto sale per superare l'inverno, giusto, dopo la raccolta. Allora, noi che cosa andiamo? Quando noi parliamo di un potenziatore di metabolismo come il caffè verde, andiamo a tenere i motori accesi, ok? Aiutiamo il metabolismo cellulare a essere attivo e aiutiamo il nostro cervello con la Garcinia Cambogia a pensare che è il momento di abbondanza, perché la Garcinia Cambogia aiuta a stimolare la produzione di serotonina, ok? E questa è nel, ci dice, controllo del senso di fame, ok? Se la puoi dire. E controllando il senso di fame, non è soltanto la serotonina, non è soltanto che dimentichi di mangiare, come succede in estate, c'hai meno appetito in estate che in inverno. Facci caso, dici non fa caldo, mangio leggero, mangio la caprese, mangio magari una macedonia, non ho fame. Ma tutto un processo che, se tu capisci come funziona il corpo, puoi andare a ristimolarlo attraverso fitoterapici. Allora andiamo a vedere un altro, questo è invece un altro, questo è Ganoderma. Ganoderma, per tanti dei miei amici che non riescono a dormire, state soffrendo del sonno complicato in questo periodo per l'ansia, perché ci stanno dando un terrorismo psicologico con questo stare in casa, avete paura, morti di oggi, questo di oggi. È vero, è tragico, ragazzi, ma non è benefico per le persone che stanno a casa. Ecco perché provo di rimanere positiva, perché la negatività produce un eccesso di cortisolo, mio cervello rimane attivo tutta la notte, mi sveglio 3 volte per andare a mangiare in frigorifero alle 3 di notte perché sono in ansia, questo mi dà un picco glicemico e mi fa uno scarico insulina, che l'insulina mi fa depositare più grassi, poi aumenta l'infiammazione del corpo. Allora, guardate che è successo con questa donna dormendo, cioè, perché non è nient'altro, lei dormendo la sera, noi riproduciamo, se noi dormiamo tutta la notte bene, magari la fronte è come dormire bene in un altro blog, perché è molto importante, sono veramente fissata con questa questione del dormire bene da un po' di tempo. Ma io volevo farti vedere altre cose, fammi vedere eccoci qua. Ok, questo è caffè verde, ok? Questo è caffè verde. Guardate che non solo che riattivando il metabolismo, il nostro fisico dice, sai che ti dico? Ti le lascio le serre. Facci caso. In estate sei più magro. Perché sei più magro? Perché il tuo cervello si abbassa, cioè si rilassa. Ti permette il metabolismo di stare attivo e rilascia i grassi dai depositi. Dice, non ti preoccupare, ti posso lasciare dove vuoi tu, la zona gag. Ed è l'altra cosa, il caffè verde è molto drenante, che è molto bello così, ti dà energia. Molti dicono, ma io avrò agitazioni con il caffè? Allora, caffè verde, la sua, diciamo, la parte attiva della pianta è... Io soffro purtroppo di ritenzione idrica sulla coscia, adesso arrivo, ti arrivo anche su ritenzione idrica fra 2 secondi, ok? Easy Drain, ecco, pensi che Easy Drain, ecco, Easy Drain sta qui, Easy Drain è perfetto, però ci arrivo, datemi 2 secondi e ci arrivo. Allora, caffè verde, il principio attivo che ci interessa dalle piante, che viene estrapolato in modo farmacologico, ok? Cioè l'integratore può essere... Prende caffè verde vuol dire un caffè non tostato, un chicco da caffè verde, non marrone perché non è stato tostato. E lo potrei frullare e te la posso dare. Ma non sapremo mai quanto acido clorogenico sta dentro quel polvere perché non è stato standardizzato. O altrimenti, posso prendere le chicchi di caffè, faccio un processo di estrapolazione farmacologico dove estraggo la parte delle piante che mi interessa, ok? E questo si chiama standardizzazione, infatti noi l'abbiamo preso l'estratto di caffè verde a 50% standardizzato, dice in ogni capsula io so quante caffè verde ho, questo è uno dei miei prodotti, vedi, quasi tutto è finito qua perché lo prendo, no, oh, eccolo qua, ci abbiamo ancora uno, vedi il colore è un colore ecru che è verde, che non è stato tostato, acido clorogenico, caffè verde, l'acido clorogenico non produce agitazione, se bevete il caffè lo potete prendere il caffè verde, non solo, ti dico che l'acido clorogenico durante la tostatura
avete caffeina per una questione chimica. Ok, così se volete evitare la problema dell'agitazione, ok, la caffè verde diventa... No, non diventa niente, un caffè verde è veramente ha soltanto residui di caffeina, niente di eclatante. Poi andiamo a parlare di Garcinia Cambogia. Garcinia Cambogia è titolato a 60% di acido idrossicitrico. Acido idrossicitrico fa tre cose molto importanti. Aumenta, cioè aiuta l'equilibrio del peso corporeo. Aiutare l'equilibrio del peso corporeo fa il famoso bilanciamento tra consumi, ok, metabolismo. Ok, tu il metabolismo ti deve tenere attivo, ma non troppo, perché non vuole, cioè equilibrio vuol dire né sottopeso né sovrappeso, ma in equilibrio, ok, un punto perfetto che ognuno di noi sappiamo che abbiamo un punto perfetto. L'altra cosa aiuta con il senso di fame, ok? Allora, io ho problemi di tiroide, ipo, posso prendere questo prodotto? Allora, i nostri amici, cioè l'unica cosa che è sempre meglio di parlare con i vostri medici, ok? Perché io non sono un medico così. Io ho un'amica, tranquillamente, che non ha la tiroide, che prende caffè verde e si trova molto bene. Se volete avere la certezza, parlate con il vostro medico di base, o altrimenti su ogni confezione ci abbiamo un numero di assistenza che è Pharma Energy, dove possono rispondere alle vostre domande. Anche questo è molto importante. Ritornando su Garcinia Cambogia, ci aiuta con senso di fame e ci aiuta con metabolizzare dei grassi. Ah, che cosa ci succede in estate? Ritorniamo, abbiamo meno fame, siamo più magri, facci caso, siamo più in forma in estate, naturalmente, anche a prescindere dalle diete, a prescindere, ok, per farti capire che Garcinia Cambogia è come avere un'estate perenne per mentalmente, così il nostro metabolismo rimane attivo, ok? Qui invece il caffè verde sempre, notate sulla linea qua come sia, cioè proprio perso, cioè riattivando il metabolismo, che cosa vado a bruciare? Vado a bruciare i grassi. Ok, questa è un'altra donna che ha preso Turbo Diet e noterete tanto nella zona gag, che è riuscita a perdere tanti centimetri su punto vita, ok? Questa invece è una donna che ha ridotto il cortisolo, ok? Una persona che ha tanto grasso viscerale di solito è legato allo stress. Lo stress produce un eccesso di cortisolo. Il cortisolo di per sé non fa e non è male, cioè quello che ci sveglia la mattina, ma è un eccesso di cortisolo quando sono stressato, quando sono in ansia, quando sono in subbuglio, come essere in quarantena a casa da solo, preoccupati dei morti, non morti, quant'altro, magari lo stress ti sta facendo gonfiare la pancia. Questa donna invece ha preso il bacca di goji. Il bacca di goji, che agisce sul parasimpatico, è un eccellente protettore per le difese immunitarie, ricco di beta carotene per sintonizzare le vitamine A nel vostro corpo. Vanno assunti questi prodotti, si possono prendere entrambi? Allora, si può, io mi consiglio di non prenderli tutti insieme, cioè se prendo Turbo Diet prenderò un caffè verde la mattina e una Garcinia Cambogia a pranzo, 40 minuti prima di pranzo, e vedrai che non mangi tanto a pranzo e poi ti porti avanti fino alla cena senza fare tanti sgarri. L'altra cosa che è interessante è, ti spiego che cos'è la serotonina. Siete mai andati a un pranzo a un ristorante? Ti siedi, dici, hai una fame il lupesco, perché tu dici, sapevo che stavo andando in un ristorante e volevo semplicemente salvarmi l'appetito per mangiare bene alla cena, ordini e dopodiché cominci a mangiare il pane. Arriva il piatto e non hai più fame? Ok, ti spiego che cosa succede. Lo zucchero dentro il pane, dentro le viscere, stimola la produzione di serotonina che arriva al cervello e dice, sai che idea? Siamo sazi. Infatti la sazietà che viene dalla serotonina, che è prodotto nelle viscere, che ne va circa 70-80% della serotonina viene prodotto nelle viscere, è un messaggio diciamo del neurotrasmettitore che dice al tuo cervello, riduce gli introiti perché siamo sazi, perché siamo pieni. E l'altra cosa, la serotonina dà una sensazione di grande appagamento, cioè se fai caso dopo una grande abbuffata, Natale, Pasqua, ci sento un attimo, oh,
beato, no? Ci sarà questa lampa. Quella è la serotonina in atto che sta dicendo: non mi mandare altro cibo perché devo digerire. Si chiama rest and digest. Ci abbiamo fight and flight, che è la produzione di adrenalina, di cortisolo, che ci avrebbero dovuto in antichità salvare nel breve termine da un tigre con la dente a sciabole. Però adesso abbiamo questo interruttore dello stress sempre acceso e purtroppo ci fa ingrassare sulla ventre. Andiamo avanti, ti faccio vedere. Queste sono persone che hanno preso il caffè verde. Questa è Mela Slim invece. Mela Slim è un altro prodotto eccellente per aiutare a produrre un probiotico che chiama Akkermansia mucinofila o folia. Un po' complicate, però quello che vuol dire riduce l'assorbimento di zucchero a livello intestinale perché aiuta a produrre una sorta di barriera lungo tutto il tratto intestinale che aiuta a ridurre l'assorbimento di zuccheri da una parte, ma aiuta anche a ridurre meno tossine che passano per un intestino permeabile che potrebbe aumentare l'infiammazione nel corpo, che poi produce il cortisolo che ti fa ingrassare e poi aspetta. Qualcuno mi ha parlato del tiroide prima. Allora, la tiroide si è visto da diverse ricerche americane, è legato alla viscere. Se io ho un intestino permeabile perché le giunture strette si sono allargate, e passano delle molecole nocive per il mio corpo, tossine, virus, batteri, glutine o altre molecole, perché è diventato poroso queste giunture, innesca una risposta del mio sistema immunitario di infiammazione che non va bene al corpo. Allora, per me, se c'è problemi delle tiroide, ok, scusate, però parlate sempre con il vostro medico, ma sono una molto curiosa, io vado sempre avanti e vado a naso, io ti inviterei di prendere probiotici. Mela Slim, vai a proteggere le viscere, vai a ripristinare le viscere, anche l'aloe. Io non vendo l'aloe, ma se potete bere l'aloe fa benissimo, è cicatrizzante pazzesco, sfiamma l'apparato digerente, ti aiuta l'apparato digerente a ripristinarsi e vedrai che questo tiroide potrebbe riaccendersi, eh? Non è? Allora, e anche capeverde per quanto tempo si può prendere? Allora, tutti gli integratori, come tutti gli allenamenti, ragazzi, vanno alternati. Io personalmente la prendo caffè verde per circa 4 mesi, dopodiché lo interrompo. Quando vedo che il mio metabolismo comincia di nuovo a rallentare, il mio punto vita comincia a riallargare, lo riprendo perché il tuo corpo si abitua a tutto. Nel gergo farmacologico si chiama wash out, così ogni tanto interrompere un integratore per 1 mese, 2 mesi è fondamentale per far sì che il tuo fisico non si assuefa, 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 non diventi assuefatto da una parte, l'altra parte che non si abitua troppo, perché se io do sempre lo stesso stimolo, sento sempre lo stesso stimolo al mio corpo, prima o poi arriviamo a un nuovo omeostasi, che vuol dire la status quo per il mio corpo non prende più spunti da questo. Allora, altra amica mi ha chiesto di Easy Drain, fitoterapico da prendere un mesurino al giorno. Invito di prendere una bottiglia d'acqua e sorseggiarlo perché molti di voi non bevete abbastanza acqua. Lo so, fa malissimo. L'acqua è la prima regola del benessere, ragazzi. Acqua oligo minerale, diciamo con poco sodio se possibile. E potete utilizzare Easy Drain. Altre cose che drenano tantissimo sono il trampolino e le pedane vibranti, e queste sono cose molto importanti. Anche Easy Drain non ne andiamo a diciamo esagerare. Altre notizie dal fronte: vitamina D ci aiuta contro questo temibile virus. Infatti mi stavo domandando, ma perché nelle zone calde ci sono meno casi di virus o affatti non ci stanno, tipo Africa, Giamaica? Io pensavo fosse una questione del caldo. Invece si è notato che la paziente che sono affetti e si ammalano di questo virus hanno una carenza di vitamina D. Oh ragazzi, che cosa produce la vitamina G? D? Il sole! Ok, così prendiamo, se potete, un bel po' di sole al giorno, uscite fuori almeno 30 minuti al giorno, scoprendovi le braccia, le gambe per assorbire, per far sì che il tuo corpo produce la vitamina D. Un'altra cosa che ho sentito è che l'inizio del problema di questo virus è legato a un problema di trombosi, trombi, microtrombi nel sangue che non porta più ossigeno ai polmoni.
e poi le polmoni hanno problemi delle fibrosi, ok? Per questo un'altra cosa per aiutare, io non ho problemi di fluidità del sangue, di nuovo parlate sempre con il vostro medico di torno, perché è molto importante che c'è qualcuno che c'è il tuo quadro sotto mano che ti può consigliare a meglio. Ma Pharmaven, io ho Pharmaven che aiuta il microcircolo tantissimo. Ce l'ho la foto di Pharmaven? No, questo è sempre Mela Slim, però comunque Mela Slim, vedi il gonfiore, questo è Mela Slim, il gonfiore del, diciamo, della pancia si è notevolmente ridotto, perché quando proteggo le viscere si sgonfia, si rilassa. Infatti questa donna anche ha detto: guarda, non litigo più con mio marito. Il marito mi dice: sì, amore, più bene sei per tutti. Però ritornando su Pharmaven, Pharmaven aiuta tantissimo la fluidità del sangue, perché c'è ginkgo biloba, centella asiatica, mirtillo, vitis vinifera, sono tutti quelle frutti di bosco che vanno molto bene a aiutare le pareti venose a funzionare al meglio, aiuta a fluidificare, il ginkgo biloba aiuta a fluidificare il sangue. Se siete su un farmaco qualsiasi anticoagulante, non lo prendere assolutamente, e parlate con il vostro medico sempre, perché ci sono. E poi ricordate, su tutti i miei confezioni c'è un numero di telefono, ok, dove potete chiamare durante le ore di ufficio di fare delle domande per queste cose dell'integrazione. Ma io vi invito tantissimo di utilizzare l'integrazione, perché è quello che è l'aggiunta al movimento, l'aggiunta alla nutrizione. Poi c'è mindfulness, c'è spiritual fitness. Il mio mondo non è una singola bacchetta magica, non l'ho mai professato, non la professerò mai. Vi dico sempre che è un work in progress, dobbiamo lavorare con costanza tutti i giorni, fare cose per il nostro corpo. Ma l'integrazione onestamente è stata strabiliante gli ultimi 7 anni che io sto lavorando con HS24 e l'integrazione, perché più di 500.000 confezioni o prodotti venduti, vuol dire 500.000 persone, che è una campionatura enorme, enorme. È difficile che uno studio scientifico c'ha tutte queste persone a portata di mano per constatare. E sapete meglio di me che i social, se qualcosa non funziona, saprai in un nanosecondo, neanche un non nanosecondo. Così provate. Trovate tutto sul cosport.com, dopo vi mando i link sotto ai singoli prodotti quando mi chiedete, e spero che voi passate una giornata molto bella. Io devo scappare, perché alle 2 su Instagram, detto fatto, sarò con la bellissima Bianca Guacciaro per parlare come allenare l'interno cosce. Eccoli là, interno cosce, ok? Sarò con Bianca e niente, potete seguirmi nella mia palestra online o su YouTube, se volete fare un po' le carte blanche, se vuoi andare a decidere da solo come ti vuoi allenare. Invece se vuoi essere allenato da me tutti i giorni con tutti i compiti giornalieri, vai su neogcooper.it. Scusate se avete problemi da ieri a cedere, ma stavamo facendo un po' di manutenzione di server, siamo andati offline per un paio di ore, scusateci se avete recato un problema. E niente, vi saluto tutti quanti, è passata una giornata fantastica, mandatemi anche le domande, piano piano andrò a parlare di tante cose, perché secondo me dobbiamo anche parlare della pelle, avendo 51 anni la pelle tradisce l'età, ok? C'è Skin Renew, poi c'è Triconel per i capelli e per le unghie, c'ho anche poi Curcumax, ragazzi, Curcumax neurogenesi vuol dire arrivare a tarda età, speriamo, con il cervello che funziona. Stavo parlando con un medico l'altro giorno, e sono molto onorata perché lavoro con l'Ordine dei Medici di Lazio e riesco a stare, diciamo, appoggiata a tantissimi simposi fatti con relatori del quadro medico-scientifico mondiale, da Harvard, da University of Maryland, da Spallanzani e non solo, l'Università di Firenze. Riesco a imparare un sacco di cose che poi adatto per voi e porto per voi per comunicare con voi, perché spesso e volentieri sono all'avanguardia. E Curcumax, che è curcuma, zenzero e pepe nero insieme, altamente titolato micronizzato per essere biodisponibile, stiamo parlando di una concentrazione della curcumina pari a 95%, ragazzi, ti aiuta la microbioma,
ti aiuta a digerire, ti aiuta il fegato, ok, ti ho detto il fegato brucia un sacco di calorie quando funziona bene, del tuo corpo, e l'altra cosa aiuta neurogenesi. Neurogenesi vuol dire tenere la neuroplasticità, vuol dire aiuta il cervello di rimanere molto limpido, molto chiaro, e produce più neuroni, ok? Ed è importante perché a 50 anni cominci a dimenticare dove lasci le chiavi, te lo posso dire. E poi prendi Curcumax e dopo 5-6 giorni dici: ah, li ho lasciate lì, fighissimo, ok? Fantastico. Non vi annoio più, vi mando un bacio di grandissima giornata e vi vedo presto. Mi raccomando, alle 14 Bianca Guaccero sul profilo Instagram Detto Fatto, e vi vediamo dopo. Ciao a tutti!